buonissimo. Buona, oh, bella, la mozzarella che pareva proprio veramente, cioè, buona. Grazie. Grazie. Dico, che cos'è il sale? Dico, il conto questo. No, no, Pirico, no. Per favore. Allora, commissario. Per favore. Commissario, io che cosa ho detto? Io ho detto, commissario, avrei il piacere di mangiare una pizza con lei. Io ho piacere pure di mangiare una pizza con lei. No, ma tocca a me pagare. No, ma siccome l'ho detto prima io, tocca a me pagare, scusi. Vabbè, allora facciamo una cosa. Facciamo alla romana, non se ne parla. Alla romana che dividiamo? Metta ciascuno. Giusto, vabbè, quant'è il conto? 30 euro. 30. Allora, quindi 30 diviso 2 viene 15 euro ciascuno. Va bene, allora. Però non sarebbe giusto così. In che senso, scusa? Lei ha bevuto il vino e io no. Scusi, eh. No, un momento. Io ho bevuto il vino. Ma lei si è mangiato il dolce, però. Ma sì, ma una fetta di torta non è che costa quanto una bottiglia di vino. Mi perdono. Certo, sì, ma lei si è mangiato due fette di dolce, mi scusi. Ma non, questo lei non lo può dire, perché no. Se andiamo a conti fatti, dovrebbe pagare lei 20 euro, io 10 euro. No, no, scusi, chi è il commissario? Lei. E chi comanda fra noi due? Lei. E chi lo paga il conto? Io. Ecco, allora, per cortesia, vado a pagare il conto. Ancora. È un conto salato. No, 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 non è salato, non è, cioè, salato. No, perché c'è la saliera. Dopo che si è mangiato il dolce. Il dolce, il vino. Oh, ma... scusi. Ma per favore. Fabrizio, siediti. Valentino, chiudo la porta che oggi c'è freddo. No, è Valentino, io sono. E io sono Fabrizio, capo. Boss. Ah. Boss. Ah, allora facciamo acconciarmi. Fabrizio, siede. Valentino, chiudo la porta che entra freddo. Però se lei soffia è normale che entra freddo, giusto? C'è corretto. E se ne posso stare il braccio, capo? Ascoltate bene ambedue, tutte e due. È arrivato il momento che noi ci dobbiamo fare prendere a questo commissario Magri uno scanto allucinante. Sì. Di quello lo dobbiamo terrorizzare. Sì. Poi penseremo anche per l'agente Pino. Ma qual è Pino? Pino? Pietro! No, Paolo! Sì, Pietro e Paolo! Pietro e Paolo sempre insieme li mettono, capo! Pier Carten! Sì, qua c'è Gabbiano! Sei più credibile della gente Perigò! Lo so, capo! La gente Perigò! Ecco, Perigò, a chi ci voleva? È stato un momento di amnistia totale, sì. Capo! Cioè boss! No. Oh. Adesso vediamo se ci ricordiamo tutto a puntino, va bene? Sì. Siamo pensieri sinceri. Sì. Comincia tu. Allora, per prima cosa andiamo nel pollaio di Don Gallo. Non andiamo nel gallaio di Don Pasquale Popolo. No, nel pollaio di Don Coniglio Pasquale. Nel pollo di Apollo che aveva tutti i galli che vennero a galla. Zitto te! Di tutti i polli vennero a galla della figlia di Apollo. Non me lo mai dire io. Cretino! Nel pollaio di Pasquale Gallo a prendere un pollo! Giusto, nel pollaio di Don Pasquale Gallo prendiamo un pollo. Però, capo, però non ci ha chiarito un chiarimento. Questo pollo deve essere alla brace o allo spiedo? Ma, non lo so, io non so che gusti c'ha questo... Cretino! Cretino! Sai che il pollo deve essere vivo! Hai capito? Cretino, vivo! E glielo fate giocare sotto casa con la testa tagliata! Vivo! Scusi, ma la testa gliela dobbiamo tagliare prima o dopo che glielo facciamo trovare sotto alla finestra al commissario Magri? No! No, non glielo dovete tagliare la testa! Gli ho dato un coltello a pollo e se la taglia lui! Meglio, meglio! Perché a me mi fa impressione! E a te? Tieni! Ma con chi mi sono unto? L'olio fetoso e la padella sfornata! La so, questa la so! L'olio sporco! E la padella bucata! L'anzettavo, Chiesa! Ambedù! Sì. Andate via! E ricordatevi che c'ho la polizia alla calcagna! Andate via! E la testa a pollo la dovete tagliare voi! Grazie, se vuoi. Ragazzi, tutto a posto? Commissario, dobbiamo intercettare un traffico di giocattoli rubati. Ok, ci pensate voi? Ok. Ok, buon lavoro ragazzi. Grazie, ciao. Dio mio, il pollo mi sono dimenticato. Speriamo che mio fratello non se ne accorge. Stanotte lo venga a mettere.
E stanotte quando torno il pizzino lo metto come dico io. Commissario, ho fatto prima possibile. Si senga, è successa una cosa molto grave. Avrò bisogno della scorta. Ah, e lo sai che le consiglio? Le consiglio il supermercato La Spesa Che Non Spende. Ci sono prezzi incredibili, là fanno 3x2, 3x3, 4x1, 4, tutti per. Rico, non ho parole. Manca mia suocera. Mia suocera è rimasta senza parole appena ha visto i prezzi. Dice, mina, ma che prezzi sono? Non ho parole. Rico, questo è un atto intimidatorio, ha capito? Rivolto a me, uscendo da casa, davanti alla porta di casa, ho trovato un pollo arrosto con patate. Sa che cosa è? Se me l'ha detto lei, un pollo arrosto con patate. No, è un atto intimidatorio. E c'era un pizzino. Qua c'è il pizzino. Legga. Allora, c'era scritto. Questo è un pollo con la testa mozzata, che ti fa capire che una testa che non è sulle spalle vuol dire che è mozzata. Mensa palora. Ma poi mensa palora che cos'è? Mensa, la mensa. Nelle mense portano pure i polli certe volte a mangiare. Che c'entra? Però una cosa, io mi devo essere... Ma di solito gli atti intimidatori non li fanno gli animali vivi. Sì, ma questo è peggio, perché non solo ti ammazzano, ma ti fanno pure allo spiedo, ha capito? E le patate? Le patate. Patate è una minaccia rivolta a tutta la famiglia. E allora dobbiamo avvisare il questore? No, ora no. Come? E quando? No, facciamo passare un po' di tempo. E le patate non si raffreddano. È vero. Perico, le patate. Perico, che c'entra le patate? Pericolo, che c'entra? È un atto intimidatorio! Vabbè, ma perché lei che è intimido lei? Allora, lei non c'è stato mai intimido, allora, non si giova l'atto intimidatorio a lei che è uno là. Per loro.